Signore e signori, buongiorno. Oggi è 25 settembre 2012, ci troviamo sulle colline di Tarsi, una ridente cittadina nella provincia cosentina. Questa è una zona che vi vogliamo far vedere anche perché oggi la ripresa non è troppo chiara. Comunque, qua sopra, su queste colline, si trovano i ripetitori delle maggiori compagnie telefoniche nazionali, quindi Vodafone e TIM. Forse ci sarà anche la 3 da qualche parte, perché da qui si gode un panorama davvero spettacolare. Questa è una delle zone che battevamo nel periodo in cui le antenne 2000 erano operative, e qui praticamente si gode il panorama di tutta la Presila, la parte della Presila greca e poi la valle del Crati con il nostro paese natale che è Mongrassano. Adesso non si riesce a distinguere perché, ripeto, oggi c'è un po' di foschia. Però qui di fronte ci sono i ripetitori proprio sulle colline di Tarsia, da cui non so se si distinguono con il telefono, ma ci sono, vediamo un attimino se riusciamo a ingrandire l'immagine, sono qui di fronte a noi, non credo che si riesca a vedere, forse si vede qualcosa. E da lì dominano la Valle del Crati e la Valle dell'Edero. Sotto ci dovrebbe essere, se andiamo sul fianco di questo costone, la panoramica di tutto, una buona parte di quello che c'è sotto Tarsia praticamente. Anzi no, da qui godiamo addirittura la panoramica del paesino proprio di Tarsia che si trova a ridosso di questa collina su cui ci troviamo. Qui siamo proprio, ecco qui, qua sotto c'è una sorta di laghetto artificiale. E sotto si intravede la, questo è il laghetto sopra la cittadina di Tarsia, ecco qua. E sotto poi c'è la Valle del Crati che si estende. Da questo lato invece ci sono i paesi di San Demetrio, Acri, Crista d'Acri, con le montagne che vanno poi a scendere verso il Mar Ionio, dalla parte di Corigliano. Ricordiamo sempre la meravigliosa regia di Salvatore Petalino e le riprese di Teleradio Cinghiale Stereo Network. La voce narrante è sempre quella di Roberto De Francesco e il nostro sponsor unico è sempre l'elettrauto Domenico Le Rose, in contrada zona industriale di San Marco Argentano. Qui ci avviciniamo alla, dove praticamente finisce questo dirupo. Questa è una collina artificiale. Come potete vedere qua sotto c'è una grossa azienda che produce mattoni. Ecco strada che costeggia Tarsia. Tarsia ce l'abbiamo proprio qua sotto. Ecco qua l'inquadratura del paese di Tarsia. Oggi c'è un forte vento e di qua possiamo vedere la ditta Le Rose, il nostro amico elettrauto che sta operando su una ruspa. Oggi il suo amico Alessio, finalmente sono riusciti a mettere in moto questo mezzo potentissimo.